La seconda giornata dello Youth for Climate di Milano è stata una giornata di passaggio. Dopo quella di martedì con Greta Thunberg e il suo discorso del bla bla bla, le chiacchiere inutili sull'emergenza climatica, diventato già celebre, ieri i quattro gruppi di lavoro dei ragazzi arrivati da tutto il mondo per discutere di ambiente hanno continuato a confrontarsi sul documento che presenteranno oggi ai politici impegnati fino a sabato nella pre-COP, la conferenza di preparazione del vertice internazionale, la COP26 appunto, che si terrà a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre. Francesco Giambertone ha incontrato alcuni delegati e si è fatto raccontare che cosa stanno facendo. Sara Gandolfi, invece, ci spiegherà che cosa ci dobbiamo aspettare dal prossimo vertice in Scozia, visti i precedenti. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di giovedì 30 settembre, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Il primo a commentare il lavoro dei gruppi è Benjamin Carvajal, ingegnere energetico e delegato del Cile, che mastica un po' di italiano perché qualche anno fa ha fatto un Erasmus proprio a Milano. Francesco Giambertone lo incontra nella sala dove sta per svolgersi la plenaria e il suo commento sulle prime discussioni tra i giovani è piuttosto prudente. Allora, vanno bene, però non è un lavoro facile, è solo in 3 giorni. Quindi aspettiamo finire il draft. Oggi però anche può essere che qualche cosa sono più o meno finite per domani, perché domani è il meeting con il Ministro del Medio Ambiente. C'è qualcosa su cui siete già d'accordo tutti, più o meno? Tutti vogliamo più ambizione climatica, siamo 186 paesi, quindi non è facile perché tutti arriviamo di un paese completamente diverso, lo sai, però ho una proposta concreta per domani. In Cile, Benjamin ha fondato 1.5, una società che fa corsi di formazione per aumentare la conoscenza e l'educazione ambientale in America Latina e nei Caraibi. Carvajal si è appassionato al clima durante gli studi e, come ormai molti di noi, vede quotidianamente i gravi effetti degli eventi atmosferici estremi nel suo paese. Il calentamento climatico, cioè in Cile, è propriamente un problema. Noi abbiamo 7 criteri di vulnerabilità degli 9 della Nazione Unita, quindi è un paese molto vulnerabile per il calentamento climatico. Adesso affrontiamo fortissimo la sequia, una siccità. Non piove, non c'è acqua, ancora ci sono molti città che non hanno accesso all'acqua, quindi è un problema vero. In questo anno, tipo io abito al centro del Cile, in questo inverno ha piovuto tipo 3 giorni solamente e lo normale era un mese minimo. Per ridurre gli eventi come questi che ha appena descritto, Benjamin ha una grande occasione, lo Youth for Climate, ma non sembra fidarsi molto di quelle stesse istituzioni che hanno chiesto ai giovani di formulare delle proposte. La paura di fare uno sforzo per qualcosa che rimarrà inascoltato, come il bla 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 pronunciato mercoledì da Greta Thunberg lascia immaginare, è molto concreta. Loro dicono però una cosa è dire una cosa e l'altra cosa è fare la cosa. Quindi aspettiamo, a questo punto io non ho tanta speranza veramente, però quando tu vedi tanti giovani, tanti ragazzi che sono qua, cioè di tutto il mondo praticamente, ti dà un poco di più di energia per continuare lavorando in questo problema, che ogni volta che c'è un informe dell'IPCC, sempre peggiore. Non si vede un futuro facile neanche con questa soluzione che hanno proposto le autorità e le leader di tutto il mondo. Quindi dobbiamo prendere più azione più ambiziosa, più concreta. Grazie mille. A te. Ciao. Ciao. Scusami per il mio italiano, non hai dimenticato. Va benissimo, sì, non ti preoccupare. Si capisce. Qui nella sala della plenaria dove martedì ha parlato Greta Thunberg, martedì sera i delegati, dopo aver lavorato per tutta la giornata alle prime bozze dei documenti che presto saranno presentate, hanno fatto una vera e propria festa. C'era un gruppo che suonava musica da ballare, i giovani qui presenti hanno ballato, cantato fino a tarda sera, poi sono rientrati piuttosto tardi in albergo e stamattina abbiamo visto che già molti intorno alle 6 erano svegli perché pubblicavano video sui loro profili Instagram, quindi probabilmente per molti di loro quella tra martedì e mercoledì è stata una nottata
con pochissimo sonno, in cui si sono sicuramente divertiti insieme ai loro colleghi, e oggi però è una giornata lunga e piena di cose da fare. La principale è continuare a lavorare sulle bozze dei documenti. I delegati sono divisi in 4 grandi gruppi. Ogni gruppo prende posto su un centinaio di sedie disposte in cerchi concentrici. Al centro, in alto, ci sono dei grandi schermi su cui le proposte vengono modificate in tempo reale dopo discussioni non proprio semplici da gestire. Uno dei problemi è trovare obiettivi e strade sostenibili che siano percorribili ovunque, dagli Stati Uniti fino alle isole Marshall. Ed è proprio da un atollo delle Marshall nel Pacifico settentrionale che viene Selina Lim, oggi 23enne, che nel 2015 fu la più giovane delegata alla COP21 di Parigi. Selina è impegnata nel gruppo di lavoro che deve proporre strategie per aumentare la consapevolezza sulle sfide climatiche ed è venuta a Milano anche per far capire quanto il problema sia grave e urgente in molte parti del mondo. Nelle isole Marshall, che mediamente si trovano a 2 metri sopra il livello del mare, ci sono punti in cui vedi l'oceano dai due lati e pensi: l'acqua ci può sommergere in qualsiasi momento. E in effetti è quello che sta succedendo. Inondazioni e alluvioni ormai si verificano ogni anno e molte persone, specialmente quelle che vivono sulle coste, hanno iniziato a pagarne il prezzo. Le loro case sono state distrutte o danneggiate. Le onde sono sempre più alte, spesso più dei muri delle case. In più, l'acqua del mare invade i terreni e, essendo salata, danneggia o distrugge le coltivazioni. Al tempo stesso, i periodi di siccità si stanno facendo più lunghi ed estremi. Il risultato di tutto questo sono dei danni pesantissimi, non solo all'economia e allo stile di vita dei miei connazionali, ma anche alla loro salute mentale. I problemi sollevati da Selina sono molto concreti e sono simili a quelli denunciati da Annette Ludwig, delegata della Micronesia, una repubblica composta da 600 isole sparse su quasi 3.000 chilometri dello stesso Oceano Pacifico. Anche noi abbiamo il problema delle infiltrazioni dell'acqua di mare nelle coltivazioni. La mancanza di acqua dolce rende difficile l'agricoltura e toglie ogni certezza sulle disponibilità di cibo. In questo periodo l'acqua viene razionata ed è qualcosa che non succederà in futuro. Sta succedendo adesso. Ed è per questo che siamo qui. Dobbiamo agire più velocemente e fare meglio, perché le vite di tantissime persone sono a rischio ogni giorno. In questi giorni, a Milano, a parlare di emergenza ambientale, non ci sono solo i ragazzi dello Youth for Climate. Non lontano dal centro congressi della Fiera, al centro sportivo 25 aprile, c'è il Climate Camp, dove è riunita la galassia che non si riconosce nei giovani rappresentanti, diciamo così, ufficiali di 179 paesi. Di questa galassia fa parte il movimento Extinction Rebellion. Ieri alcuni dei suoi esponenti si sono presentati nelle redazioni milanesi di molti giornali, compreso il Corriere della Sera, per far sentire la propria voce. Ecco quella di Giovanni Gottardo, 23 anni, studente di scienze politiche. Gli ho chiesto, prima di tutto, di spiegarmi in che cosa lui e i suoi compagni di attivismo si differenziano da quanto accade a Youth for Climate. Lo Youth for Climate è sicuramente un modo per cercare di coinvolgere le persone più giovani. Allo stesso tempo, noi chiediamo qualcosa di più ampio, di più inclusivo, istituire delle assemblee di cittadine e cittadini per la giustizia climatica ed ecologica, che sono sostanzialmente 500 persone estratte nella popolazione italiana in modo da rispettarla in termini di professione, di provenienza geografica, di genere, e quindi avere una piccola Italia che possa venire integrata nel processo decisionale, uno strumento di democrazia deliberativa che serve a coinvolgere la popolazione su quelle che sono delle decisioni drastiche da prendere per fronteggiare la crisi climatica ed ecologica, soprattutto per affiancare i governi che purtroppo in questi anni sono dimostrati inefficaci. In fondo però anche Youth for Climate è una piccola assemblea globale, visto che ci sono ragazzi di 179 paesi da tutto il mondo. Perché per Extinction Rebellion non sono rappresentativi? Sono sicuramente delle persone come noi, che però sono state selezionate senza prendere tutta quanta la popolazione di riferimento. E in questo caso, ad esempio, parliamo di persone giovani. È importante dare una voce a queste persone perché sono sottorappresentate nei parlamenti
e più in generale hanno meno potere decisionale. Allo stesso tempo, quello che vorremmo noi è un'assemblea in cui tutte le fasce d'età possano trovare delle soluzioni comuni insieme, e quindi il dialogo e anche appianare le differenze per trovare delle soluzioni comuni. Soluzioni comuni che oggi i ragazzi di Youth for Climate presenteranno ai ministri impegnati nella pre-COP, cioè la conferenza di preparazione della COP26 che si terrà a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre. Sara Gandolfi, tu hai seguito molte di queste conferenze. Vogliamo ricapitolare brevemente il lungo e faticoso cammino di questo appuntamento periodico? La storia delle COP è una storia ormai lunga, perché è iniziata col mitico summit per la Terra di Rio de Janeiro nel 1992. È lì che viene firmato questo accordo che prevede una serie di riunioni, le chiamano la Convenzione delle Parti, appunto, sul cambiamento climatico. La prima conferenza è del 1995. Dopo 2 anni e mezzo, cioè l'11 dicembre del 1997, viene approvato il protocollo di Kyoto. È un punto di passaggio fondamentale, perché è il primo vero e proprio trattato al mondo per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Gli Stati Uniti però si rifiutarono di ratificarlo, perché stabiliva impegni di riduzione delle emissioni solo per i paesi sviluppati. Cioè c'era quel principio secondo cui c'erano responsabilità comuni, cioè tutti i paesi del mondo inquinavano, ma differenziate, perché alcuni stati, in particolare gli stati sviluppati, gli stati occidentali, storicamente hanno inquinato di più, ed è un concetto che vale ancora oggi. Oltre a questo, che cosa prevedeva il protocollo di Kyoto? Gli impegni prevedevano una prima fase di riduzione delle emissioni per il periodo 2008 e 2012 e poi una successiva revisione rispetto ai livelli del 1990. Però non ha molta fortuna inizialmente questo protocollo, perché dopo gli Stati Uniti anche il Canada all'ultimo momento ci ripensano e escono da questo protocollo. Il successivo vertice da ricordare è quello di Bali nel 2007. Ci spieghi perché? La COP13 adotta la Bali Roadmap, tracciando finalmente un percorso verso un nuovo processo negoziale per affrontare questo cambiamento climatico in maniera condivisa e per cercare di portare dentro anche chi non aveva accettato il protocollo di Kyoto alla partenza. Le parti stabiliscono anche con certezza l'effetto antropico sul sistema clima, cioè la colpa dell'uomo, anche basandosi sul quarto rapporto dell'IPCC, e poi di accelerare le trattative per arrivare entro il 2009 alla definizione di impegni vincolanti globali. Nel 2008 il vertice si trasferisce in Polonia, a Poznan, e si compiono degli importanti passi verso la definizione di meccanismi di supporto ai paesi in via di sviluppo, tra cui il fondo di adattamento e la Strategic Program on Technology Transfer, cioè il trasferimento della tecnologia ai paesi che non hanno la possibilità di svilupparla. È importantissimo a Poznan l'introduzione del tema RED, R-E-D-D+, cioè la riduzione delle emissioni dalla deforestazione e il degrado forestale. È un meccanismo fondamentale per appunto la protezione delle foreste, che poi sono uno dei polmoni verdi del nostro pianeta. Si inizia a studiare come conteggiare quanto le foreste riescono a aiutare il pianeta. Peccato che all'ultimo momento Nuova Zelanda, Australia, Stati Uniti e Canada fanno pressione per rimuovere dal testo finale tutti i riferimenti ai diritti delle popolazioni indigene, che precedentemente erano stati inseriti nel testo, quando ormai tutti sappiamo quanto la popolazione indigena sia fondamentale per la preservazione delle foreste. Pensiamo soltanto all'Amazzonia. Ai progressi si alternano le fasi di stallo, a volte nello stesso vertice, come quello di Copenaghen del 2009, passato alla storia come uno dei più fallimentari. Proprio a Copenaghen però vengono introdotti la soglia dei 2 gradi come temperatura media della superficie terrestre da non superare e il fondo verde, cioè l'impegno finanziario dei paesi più ricchi nei confronti dei più poveri. L'altra COP che invece passerà alla storia è quella di Parigi del 2015, perché è lì che finalmente si raggiunge il patto climatico condiviso che si aspettava da tempo. Tutto questo meccanismo si fonda sui cosiddetti NDC, cioè sui piani per il clima dei 196 paesi membri della Convenzione delle Parti. Non sono vincolanti, questo è il grosso fallimento, se vogliamo, di Parigi, perché i paesi si impegnano a mantenere l'aumento della temperatura ben al di sotto dei 2 gradi, con la raccomandazione, ma solo la raccomandazione, di fare di più per uno scenario sotto gli 1,5 gradi. La responsabilità è comune ma differenziata, tutti si impegnano a tagliare le emissioni, ma non c'è nessun vincolo.
Si predispone anche un meccanismo di revisione per gli impegni per arrivare al concetto della neutralità climatica, chiedendo il raggiungimento del picco delle emissioni, tra virgolette, il prima possibile. Anche qua non c'è una scadenza chiara. E ogni 5 anni i paesi membri si impegnano a rivedere i loro piani e quindi a avere progetti più ambiziosi, si chiamano così. Dovevano essere presentati questi piani entro il 2020, purtroppo siamo molto in ritardo. Come ci ha detto l'altro ieri la segretaria esecutiva Patricia Espinosa dell'UNFCCC, soltanto il 60% circa dei paesi hanno presentato questi nuovi piani e peraltro non sono sufficienti per raggiungere l'obiettivo prefissato. Dopo Parigi però sono arrivate anche le marce indietro. Il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo per volere dell'allora presidente Donald Trump o la decisione del Brasile di Jair Bolsonaro di smettere di combattere la deforestazione dell'Amazzonia. Quindi ha ragione Greta, anche lei è diventata famosa in una COP, quella di Katowice in Polonia nel 2018, a dire che è stato tutto solo un bla bla bla. Tante cose sono state fatte. I passi avanti da quel famoso 1992 accordo di Rio sono stati enormi sotto molti punti di vista. Però, certo, ancora molto resta da fare e credo che uno degli scogli fondamentali sarà la finanza, cioè chi pagherà. Indubbiamente bisognerà coinvolgere il privato, gli investitori privati, i cittadini, ma anche i governi dovranno allocare moltissime risorse in questa transizione, perché sarà una transizione sicuramente molto costosa, ma alla fine pagherà probabilmente. Grazie Sara Gandolfi e Francesco Giambertone. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera, a cura di Tommaso Pellizzari. Produzione di Carlo Annese. Montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi. Iscriviti alla serie nella tua app preferita. Riceverai ogni mattina la notifica dell'uscita di un nuovo episodio e potrai anche impostare il download automatico.